John Borno, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Zappa Costa è un nuovo giocatore del Chelsea. Mi è sembrato particolare, perché ridi? Perché al ristorante da 100 euro accontentarsi di Spinazzola. Insomma, Antonio. Vabbè ragazzi, lui è juventino, ovviamente è indiavolato per quelle storie eccetera eccetera. Comunque se c'è casino, perché qualcuno mi ha chiesto quanti video pubblichi, ma poi c'è troppo casino ragazzi. Siamo all'hotel Melià, qui a Melià a fare il calcio mercato, cioè si fa casino, ci mancherebbe altro, forza, cioè, la gente parla, fa cose, cioè c'è Criscitiello che fa cose, un'ora e un quarto che gesticola. Allora parliamo, torniamo seri. Allora, sei. Di chi stavamo a parlare? Zappa Costa. Ah ok, Zappa Costa è un nuovo giocatore del Chelsea. Zappa Costa pagato, dillo te. Zappa Costa si è a casa al ristorante da 100 euro, conosciuto anche come Chelsea Football Club, per una cifra intorno ai 25 milioni. Di recente il giocatore è partito e atterrerà presto a Londra e abbraccerà il suo nuovo tecnico Antonio Conte. Ok, detto questo, no, allora, secondo me non è un colpo affatto male. Poi qualcuno dice, sì, ma dici sempre colpo, ma io dico colpo per tutti. Cioè, se la Roma prenderà un occhio, è un colpo al cuore, però è pur sempre un colpo. Allora, no, allora, che volevo dire? Intanto mi tiro sui pantaloni perché qua, insomma, faccio una bella figura con direttori sportivi e dirigenti. Niente, torniamo a noi, Zappa Costa, nuovo giocatore del Chelsea. Per me Zappa Costa non è affatto male. Cioè, Conte ha provato il colpo con Marcos Alonso, facendo un po' la mossa da ristorante da 100 euro, come hai detto tu. Però gli è riuscita alla perfezione, cioè con due esterni terzini, esterni barra terzini barra ali barra quello che te pare, come Marcos Alonso e come Moses, il Chelsea ha avuto lì la spinta decisiva per vincere l'ultimo scudetto. Che magari Zappa Costa faccia bene, speriamo di no perché ce l'ha la Roma in Champions League, però insomma vai, di la tua. Allora, partiamo dal presupposto che Zappa Costa è un ottimo giocatore e lo è sempre stato. Chiaro che se continua a effettuare i tentativi per Alexandro, che comunque penso indiscutibilmente sia uno dei 3-5 migliori terzini sinistri al mondo, e dopo passi a Zappa Costa, che tra l'altro non gioca nemmeno sulla fascia sinistra, è chiaro che non dico un po' di indignazione, ma un po' di delusione nell'aria debba esserci per forza. Ma magari invece se invece lo volessero mettere a destra a discapito di Moses? No, ti dico, secondo me è probabile che accada questo, perché comunque Conte che cosa ha detto? Abbiamo tre competizioni e ho bisogno di avere più giocatori per fare le rotazioni in rosa. Magari non arriva come titolare, certo è che 25 milioni sono spropositati, non c'è dubbio. Ma diciamo che secondo me sotto questo punto di vista il Chelsea avrebbe potuto pure pagarlo meno. Cioè io penso che se tu fossi andato da forse non l'ultimo giorno di mercato, l'ultimo giorno di mercato 25, vabbè, ha detto no, guarda, facciamo, accettiamo, perché al di là di tutto è un po' come il discorso, esatto, è un po' come il discorso Lemar. Cioè Lemar per me, insomma, il Monaco non può privarsi nell'ultimo giorno. Certo è che se ti arrivano 100 milioni di euro di offerta, un pochino barcolli. Io penso che se il Chelsea, perché probabilmente Conte ha detto cazzo, è l'ultimo giorno, sono rimasto senza terzino, devo comprare qualcuno. Se il Chelsea avesse puntato prima a Zappa Costa e l'avesse preso a inizio agosto, lo avrebbe pagato circa sui 18-19 milioni tutti, dai. Non di con più. I bonus inclusi, Con i bonus inclusi. Però guarda, alla fine non è affatto male come mossa. Io guarda, avrei avuto anche i miei dubbi qualora il Chelsea avesse preso Alexandro. Perché sì, dico, sicuramente. Cioè alla fine a che ti serve Alexandro? Allora, Alexandro è 10 volte Marcos Alonso. Senza dubbio, per me è uno dei migliori terzini. Allora, posso? Vai. 10 volte no. Alexandro è più completo di Marcos Alonso, fa tutta la fascia sinistra, da terzino, esterno, eccetera. Però Marcos Alonso non è molto dietro nelle gerarchie a livello di terzini più forti. Sicuramente è un grande giocatore anche Marcos Alonso, cioè se la Juventus avesse ceduto Alexandro mi sarebbe piaciuto vedere Marcos Alonso in bianconero, assolutamente. Sì, ma questo non lo metto in dubbio, però c'è anche da dire ovviamente che Alexandro è più forte di Marcos Alonso. Però dico, Alexandro per me è uno dei migliori, se vuoi, dei migliori due o tre terzini sinistri al mondo. Chi c'è di meglio? Jordi Alba forse? No, Marcelo sicuramente, e poi non ne vedo molti. Jordi Alba, considerando quello che stava facendo il Barcellona, Jordi Alba non è, diciamo, sul podio probabilmente in questo momento. Poi magari il Barcellona l'anno prossimo fa il triplete e Jordi Alba si ricandida prepotentemente a terzino più forte. Però il calcio va a cicli. Sì, sono d'accordo. Diciamo è un po' la favoletta di Falcao, miglior centravanti del mondo. Poi crolla, poi
diventa scarso, diventa un flop. Poi quest'anno con il Monaco si dice è tornato Falcao, o anche comunque abbiamo tantissimi di questi giocatori. Comunque vabbè, a parte questo, dicevo, mi avrebbe fatto strano più che altro perché se tu c'hai Marcos Alonso e sta giocando molto bene, diciamo che Marcos Alonso secondo me è un giocatore che se dovessi dare una valutazione da 1 a 10 darei un 8 pieno, sì, e Alexandre un 9 e mezzo. Non capisco perché bisognerebbe avere sulla fascia sinistra uno da 9 e mezzo e uno da 8 pieno. Cioè, più che altro punterei a altre zone, ad esempio il centrocampo, che è buono, non lo metto in dubbio, però forse invece che Bakayoko, che mo ha detto sta cosa e quest'anno diventerà pallone d'oro, probabilmente avrei preso un profilo un pochino più alto, magari un top player, magari uno dei migliori 5 centrocampisti al mondo, e aver speso 100-150 milioni tutti su di lui. Diciamo che nel momento in cui c'è di Nemanja Matic e acquisti Timo e Bakayoko, il tuo centrocampo si è ringiovanito ma ha perso qualcosa. Matic, parliamo di un giocatore comunque che rientra tra i mediani più forti che possa offrire l'Europa, mediano ovviamente, non parlo di centrocampista centrale o altro. Lui è molto fisico, bravo coi piedi e per me ha perso molto. Detto questo, io magari chiuderei anche il video qua, magari... Voto al colpo. Ah, voto al colpo, c'hai ragione, voto al colpo... Insomma, cioè... io e i tuoi format di te. C'hai ragione, voto al colpo, diciamo, io do un 7 pieno, anche questo in progresso, perché bisognerà vedere, la spesa è alta, però va anche considerato che l'ultimo giorno di mercato è sempre così, l'ultimo giorno di mercato si va a sparare alto con i prezzi per cercare di accaparrarsi i giocatori, quando non sei riuscito con altri, hai provato tutto il mese Alexandro, è un po' come Chic, la Roma, diciamo la verità, Monchi ha detto, lo aspettavo da 2 mesi, abbiamo provato tutto il mese con Marezzo, tutti e 2 mesi, 3 mesi, quanto sono, poi non è arrivato, abbiamo fatto un'offerta folle per Patrick Schick che si aggirerà intorno ai 36 milioni di euro fra 4 anni e potrà arrivare anche a 41, però se ci serve il giocatore, il colpo per la piazza, il giocatore che possa essere duttile a giocare dietro le punte o addirittura punta o esterno, poi ha detto Patrick Schick potrà giocare esterno, quello è. Come colpo, come voto, do 7. Allora, se fosse stato acquistato ad agosto, luglio, qualsiasi mese dell'anno, il voto sarebbe stato sicuramente un 6,5. Io 5,5. Viste le circostanze, visto che è arrivato all'ultimo giorno di mercato, visto che è arrivato dopo i rifiuti di Alexandro della Juventus, bisogna contestualizzare il tutto. Il Chelsea si è accontentato, il Chelsea ha comprato quasi tanto per comprare. Se si arriva alle 8 di sera a chiudere un ultimo colpo del genere, il mio voto è 5,5, sinceramente. Bisogna contestualizzarlo e questo è quanto. Poi magari diverrà un'ottima pedina, ma per ora non mi sento di andare oltre. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Mi raccomando, continuate a seguirci perché questo non è l'ultimo video, ne uscirà molti. Sì, guardate, tantissimi. Oggi, ragazzi, ne pubblicheremo altri, cioè 12 come minimo. Dipende dall'ufficialità. Sì, dell'ufficialità bisognerà parlarne. Siamo qua, le viviamo, ragazzi, ci mancherebbe altro. Speriamo che l'audio sia andato meglio sto giro, perché ci avete criticato in tanti. Stiamo, ma ragazzi, qua è pieno, stiamo così, stiamo mangiando il microfono. E niente, io vi ringrazio sempre per la visione. Lasciate un sacco di like sotto se il video vi è piaciuto. In caso altrimenti potete lasciare un dislike, magari argomentando qui sotto, perché è sempre importante. Bravo. Argomentare. Saluta Moshalalala. E ci vediamo come sempre ad un prossimo video.